Amici sportivi, buonasera, siete collegati con lo stadio comunale di Bagheria dove Pino Grasso vi augura la più cordiale delle buonasera. Stiamo per trasmettere l'incontro di calcio valido per la sesta giornata del campionato nazionale dilettanti tra Bagheria e Milazzo. Seconda partita in ordine di importanza di questo campionato dopo Igea Virtus, dopo Juve Terranova, Vigor Lamezia. Si affrontano la terza in classifica e la quarta. Bagheria-Milazzo quindi è una partita importante anche e soprattutto per l'alta classifica. Come vedete c'è già la torsida dei tifosi del Bagheria con tanto di fumogeni, squadre già schierate al centro del campo e di fronte a voi adesso vedrete inquadrati anche i tifosi del Milazzo. Eccoli addirittura a torso nudo, sono in 350 venuti dal Milazzo per assistere a questa partita. Vi diamo adesso lettura delle squadre oggi in campo. Il Bagheria schiera Taormina tra i pali, la linea difensiva formata da Rinaudo, Di Bartolo, Aronica, Di Gaetano, il centrocampo con Ravalli, Aiello, Sapienza e Varriale. Ecco, il numero 10 è Varriale, quindi lo dobbiamo correggere dal nostro schermo. Poi delle punte sono Tarantino e Moschella, quindi con il numero 10 è Moschella, scusate, è Varriale naturalmente. Il Milazzo invece si schiera con questi uomini: Giorgianni tra i pali, Scarfone, Emanuele, Campo, Costantino e Mele. La linea d'attacco da destra verso sinistra con Ortolini, Italiano, De Falco, Bonarrigo, Romeo. L'allenatore è Orati. In panchina per il Bagheria Sirna, Logerfo, Boncores, Emilia, Cangelosi. Per il Milazzo Breca, Cino Lauro, Albarella, Costanzo e Biondo. Dirigerà l'incontro il signor Rossi di Arezzo, coadiuvato dai guardaline Cantale e Greco di Catania e Acireale. Tutto è pronto per l'inizio di questa gara. Le riprese sono garantite dalla Sterna 3 di Bagheria di TV8. Bagheria nella casacca bianca celeste con richiami nerazzurro, mentre il Milazzo è in una tenuta amaranto. I colori sociali sono il rosso azzurro. Con i colleghi della carta stampata e delle televisioni c'è anche un inviato da Milazzo, Di Blasi. Vedremo di commentare questa partita. Intanto partiti, è il Milazzo che manovra nel cerchio del centrocampo, si dà il pallone sulla destra per Scarfone. Il Bagheria proviene da una brillante vittoria conseguita in trasferta contro il Caltagirone, mentre il Milazzo la settimana scorsa ha vinto addirittura contro la Folgore. Quindi partita sicuramente tutta da vedere, tutta da godere qui al comunale. Aiello in possesso di palla dal compagno di reparto Rinaudo, ma interviene il Milazzo con Bonarrigo. Si preparava al tiro De Falco, ci mette la pezza alla difesa e rinvia. È partito di gran carriera. Bagheria che controlla e adesso c'è un dritto passaggio, attenzione, pericolo, para Taormina, il giovane portiere del Bagheria. Pericolo quindi dopo appena un minuto e sette secondi per la porta nerazzurra. Ricordo, Taormina oggi compie i 18 anni ed è imbattuto da 360 minuti. Allora, come dicevo, vediamo di inquadrare questa partita odierna con i colleghi Pietro Miosi. Allora, partita sicuramente bella tra due squadre che vogliono vincere entrambe. Sì, una partita ad alti livelli. Durante la settimana a Milazzo l'hanno definita la partita dello spareggio. Forse è troppo, una cosa troppo positiva questa per il Bagheria, perché secondo me il Bagheria all'inizio non aveva ambizione di vincere il campionato, ma invece il Milazzo aveva questa ambizione. Nel definirla la partita dello spareggio è una lode per questo Bagheria che tutti all'inizio non aspettavamo così forte, ma alla luce dei risultati della squadra, che la squadra di Aiello
ha realizzato fino adesso, penso che sia proprio la partita dello spareggio, anche se è prematuro perché siamo ancora all'inizio del campionato, però secondo me chi vince oggi sicuramente si proietterà nella vetta della classifica. Bene, intanto c'è un calcio di punizione sulla tre quarti con Di Gaetano che si appresta alla battuta, il suo sinistro intendeva servire Moschella, interviene la difesa mamertina e rinvia. Allora, i temi di questa partita, Antonio Ruggeri, quali possono essere? Il tema principale secondo me è da inquadrarsi nell'importanza che riveste questa gara soprattutto per il Milazzo, perché il Bagheria non è partito con velleità di vittoria finale, mentre la stessa cosa non può dirsi per gli uomini di Orati, che dovranno ad ogni costo cercare di fare il risultato e addirittura dovrebbero cercare di vincere qui al Comunale per continuare a sperare nella corsa alla promozione. È una gara sicuramente difficile e da queste prime fasi può capire già che sarà una gara incandescente. Il Milazzo ha già avuto la sua buona occasione grazie all'errore in fase difensiva di Di Bartolo, ma gli azzurri stanno riprendendo il possesso della palla e sappiamo benissimo che se dopo una decina di minuti soltanto la squadra di Totò Aiello riesce solitamente a trovare la migliore impostazione in campo e quindi la migliore impostazione tattica. Comunque una fase in questo momento molto confusionaria, ma che sicuramente è dovuta solo alla paura reciproca delle due squadre e alla grossa importanza della posta in palla. Vediamo adesso di capire con Nino Valentini che possono essere gli uomini importanti di questa gara, gli uomini partita. Intanto nel Milazzo c'è Italiano che fa oggi il suo esordio in campo. Ecco, diciamo subito che il Milazzo ha una grande lacuna, non ha un uomo a centrocampo che possa tenere la palla e poterla filtrare, ma ha cercato di creare un organico tutto sul movimento. Andiamo al 7, che è un tornante di grande qualità, poi ha preso Italiano che sarebbe la spalla ideale di Buonarrigo. Campo è un mediano di propulsione, Italiano un mediano di propulsione, Buonarrigo tutti che sanno, come abbiamo visto già, attaccare in pressing, ma è una squadra che se tu riesci a trovare una buona triangolazione in campo con cambio di passo e la pennellata giusta va sicuramente in difficoltà. Ora vediamo cosa succederà, perché queste prime battute dimostrano che il Milazzo sta facendo un grande pressing al centrocampo e ci sta dando un po' di fastidio. Ma vediamo ora cosa succede, se viene fuori i vari Varreale e gente che con la palla ci sa fare cose belle. Vediamo quello che ci sarà, una battaglia grandissima. E intanto c'è il Milazzo che sta conducendo questa azione d'attacco nella metà campo del Bagheria. Italiano alla manovra, il tiro dalla lunga distanza fuori dai pali della porta difesa da Tormina. Intanto vedete inquadrato Orati che sta dando le sue direttive alla squadra, un Orati abbastanza impegnato in questa partita, sa dell'importanza che riveste la posta in gioco oggi al Comunale. Intanto c'è adesso un fallo subito dal bomber Tarantino, bomber del Bagheria, autore di 4 reti fino a questo momento in campionato in 5 gare. Gioco fermo quindi, il calcio di punizione sarà affidato alla battuta di Varreale, detto Varriau, il portoghese del Bagheria, non perché sia di origini del Portogallo, bensì per le sue qualità tecniche. Lascia l'incarico a Ravalli e si distende in avanti. Proprio su di lui il suggerimento su Varreale, interviene la difesa a liberare, ma c'è ancora Aiello, fasi confuse di gioco. La difesa del Milazzo si sgancia con Ortolini, un rimpallo, il pallone viene messo fuori, la rimessa in gioco sarà per il Bagheria. È Di Bartolo che si incarica della battuta, lancio verso Moschella stretto in sandwich da due avversari, si trattava di Scarfoni di campo, calcio fallo laterale ancora una volta assegnato al Bagheria. Quando siamo giunti al 6° minuto e 36 secondi del primo tempo, con il risultato di 0-0, ancora palla fuori, Di Bartolo alla battuta, difesa copertissima quella del Milazzo, Varreale un numero, poi c'è una rovesciata volante di Scarfone, fallo laterale ancora una volta assegnato al Bagheria. Varreale mette il pallone a terra,
si destreggia, due, tre avversari su di lui, perde pallone, va a terra, c'era fallo, non interviene l'arbitro. E Variale ancora una volta sta facendo vedere di che pasta è fatto. Si destreggia abbastanza bene nella difesa affollata del Milazzo. Ancora una volta fallo laterale con Di Bartolo. Moschella non riesce, il Sapienza anzi non riesce il suo cross per l'intervento di un difensore, fa sponda De Falco, controlla la difesa, Aiello in copertura, ma fanno pressing i giocatori del Milazzo e quindi sarà certamente una partita difficile questa per il Bagheria, che incontra un Milazzo motivato e che gode anche del supporto di almeno 250 supporter mamertini. C'è un fallo commesso da Aronica Secondo, in campo quindi il più giovane degli Aronica oggi qui al Comunale. Diamo un'occhiata alla classifica: in testa la Juve Terranova con 13 punti, Vigo Lamezia 12, Bagheria 11, poi un quartetto formato da Messina, Crotone, Milazzo e Ragusa a 8 punti. Intanto c'è uno scontro in aria, non interviene l'arbitro, rimessa in gioco per il giovane Taormina, che invita i compagni ad allungarsi e a spingere il proprio baricentro delle azioni nella metà campo del Milazzo. Lungo il rinvio del giovane portiere bagherese, palla nel cerchio di centrocampo, Sapienza dall'indietro a Di Gaetano, da questi sulla destra per Rinaudo, perde palla il terzino, si impadronisce della sfera il Milazzo con Mele, pallone che ballonzola nella lunetta dell'area di rigore del Bagheria, viene rinviato adesso con Sapienza verso Moschella, si invola Moschella, mette il pallone a terra, ma ci sono due avversari su di lui che quindi hanno buon gioco e possono rinviare. Campo, Scarfone spostato sulla destra, il cross di Gaetano, manca il pallone, colpisce con le mani De Falco con grande mestiere, ma se n'era accorto il guardaline che opera sotto la tribuna, una tribuna gremitissima oggi più della partita contro il Ragusa. Ancora Milazzo in avanti pericolosamente, svirgola il pallone Rinaudo, attenzione, pallone in aria, il tiro dentro l'area di Bonarrigo, fuori dai pali della porta, difesa da Taormina. E il Milazzo pressa, il Milazzo sta cercando di forzare i tempi. Di Bartolo, Ravalli, forse non si aspettava il Bagheria una partenza così veemente del Milazzo. Pallone verso Tarantino, all'indietro dove c'è Moschella, c'è uno spintone di Mele, non interviene l'arbitro e quindi si riprenderà con una rimessa in gioco già effettuata. Riparte Emanuele sulla sinistra. Allora ascoltiamo Di Blasi di Radio Milazzo, una squadra, quella mamertina, che è venuta a Bagheria con l'intento di vincere la partita. Io chiaramente penso che innanzitutto, visto appunto il potenziale del Bagheria, sarebbe il caso prima di controllare la gara, poi eventualmente vedendo come si mettono le cose, e questo il mister Orati lo sa chiaramente, e se è il caso provare anche a ottenere il risultato pieno. Devo dire comunque che il Milazzo si sta dimostrando, almeno in queste battute, una buona squadra, almeno a mio dire, non so cosa ne pensiate voi, ma anche il Bagheria ho notato lo sta facendo soffrire per adesso. Questo pubblico che è venuto a Bagheria cosa significa? Che a Milazzo si punta senza mezzi termini alla promozione? Il campionato, visto quello scorso, adesso anche quest'anno è iniziato con buone premesse, anche se le prime partite, quando ancora sotto alla guida della squadra c'era Francioni, diciamo, avevano deluso la tifoseria, infatti anche a Milazzo c'era meno affluenza di pubblico allo stadio. Adesso con queste due vittorie consecutive è ritornato l'entusiasmo e come potete vedere anche qui il pubblico Milazzo si è fatto sentire e vedere sulle gradinate. È cambiato qualcosa nel gioco tra il modulo Francioni e quello Orati?
partita. Io direi più che nel gioco è cambiato qualcosa a livello di tranquillità della squadra. Forse Francioni dava un po' più di tensione ai giocatori che erano più tesi e quindi con più facilità sbagliavano interventi più elementari. Adesso invece, con piacere per quanto ci riguarda, notiamo che la squadra si muove con più tranquillità e sicuramente molto meglio gli ingranaggi della squadra, i meccanismi appunto girano meglio. È chiaro, quando c'è tranquillità tutto riesce più facilmente. Bene, grazie a De Blasi. Entriamo nuovamente in cronaca diretta, un'occhiata al cronometro, 12 primi della prima frazione di gara, risultato di 0-0, si aiuta con la mano Ortolini, non interviene l'arbitro, il fallo laterale battuto già da Di Bartolo, ma è ancora il Milazzo che è abbastanza vivo e che sta conducendo la danza in questi primi minuti di gioco. Adesso c'è uno scontro, Ravalli che frana sul avversario, c'è il calcio di punizione conseguente fischiato dal signor Rossi. Calcio di punizione, siamo nel settore del vertice destro dell'area di porta del Bagheria. Sono sul pallone Romeo e Bonarrigo, si allontana Bonarrigo, Romeo alla battuta, i difensori tengono comunque lontani gli avanti Mamertini dall'area. Ecco, vedete come si sgomita al centro dell'area, parte Romeo direttamente in porta, ma c'è ben piazzato Taormina che può parare. Abbastanza pericoloso questo calcio di punizione del Milazzo, ha fatto buona guardia comunque il portiere Taormina. Adesso c'è un fallo commesso da Tarantino, calcio di punizione a favore del Milazzo. Intanto sale alto il grido vincere dei tifosi bagheresi, che sentono anche loro l'importanza della gara, come del resto anche gli aficionados del Milazzo che vedete inquadrati proprio dall'altra parte della nostra postazione sulla gradinata. Scarpone ha qualcosa da dire ai suoi compagni di stare più attenti, mentre si approfitta per rifocillarsi. Giornata calda oggi al Comunale, giornata sicuramente estiva, anche se siamo già a metà del mese di ottobre. Viene ancora una volta inquadrato il tecnico del Milazzo Orati, in viso abbastanza corrucciato. Vediamo come procederanno adesso le fasi di gioco, una partita sicuramente comunque interessante dagli alti toni agonistici del come abbiamo visto fino a questo momento. Calcio di punizione quindi per il Milazzo, si dispone la squadra mamertina, lancio, interviene di testa Sapienza, Italiano aggancia il pallone, il suo destro per servire Bonarrigo, pallone in aria, controllo di Bartolo, esce Taormina e para, riparte con Ravalli sulla sinistra, buon corridoio per lui, avanza Ravalli da Varriau, mette il pallone a terra, due avversari su di lui, calcio di punizione fischiato dal signor Rossi. Barriale già battuto su di Bartolo, interviene Scarfone, ancora Italiano, cerca un compagno a cui affidare la sfera sulla sinistra dove c'è Emanuele, si sgancia il terzino, scambia, esce Aronica, il giovane Aronica Salvatore, il lancio verso Tarantino, fasi ancora convulse di gioco, non ci sono delle azioni continue, il pallone sovente finisce fuori, le squadre si stanno studiando ma stanno giocando però con un alto tasso agonistico, mentre i tifosi del Milazzo sostengono la loro squadra con applausi. Ancora pallone nella tre quarti bagherese, Sapienza, un campanile, fallo su campo, non interviene l'arbitro, Italiano, su di lui Sapienza, già battuto, velocizza l'azione il Milazzo, cross in area, De Falco non riesce a trovare il tempo per la battuta, rinvia ancora una volta la difesa, Costantino in anticipo su Tarantino, Variale indietreggia il regista bagherese, Ravalli, interviene ancora la difesa del Milazzo, Tarantino,
Costantino, colpo di testa di Aronica, Sapienza allarga il gioco sulla destra dove agisce Rinaudo, troppo lungo il suggerimento, pallone fuori. Allora Pietro mio, se mi pare che sono passati 15 minuti, 17 anzi per la precisione, gioca ancora abbastanza convulso, ma si vede che il Milazzo è abbastanza motivato. Sì, a differenza del Bagheria che abbiamo visto col Ragusa in casa, quest'oggi il centrocampo è molto pressato e riesce a ragionare poco. Vediamo che i ragazzi bagheresi danno il pallone di prima molto frettolosamente e spesso sbagliano le aperture o gli appoggi più facili. Il Milazzo si sta rivelando un osso molto più duro di quello che si prospettava alla vigilia, una squadra quadrata che annovera fra le sue fila giocatori come Campo, Italiano, Bonarrigo, De Falco, cioè tutta gente di categoria e gente che è preparata per fare appunto il salto di categoria. Il Bagheria ancora non ha trovato, secondo me, la buona coordinazione a centrocampo. Un Bagheria che sembra che Varriale abbia una marcatura abbastanza asfissiante, ci sono sempre due, tre avversari su di lui. Sì, oltre a Varriale, oggi anche i vari Sapienza, Di Bartolo e Ravalli, che noi avevamo apprezzato in giocate velocissime, in triangolazioni velocissime la scorsa volta con Ragusa, oggi non hanno fatto vedere niente di tutto questo, non per colpa loro sicuramente, ma per colpa degli avversari che li tengono ben marcati e difficilmente gli fanno fare quelle giocate, cioè i giocatori bagheresi hanno poco da ragionare a centrocampo e buttano via la palla. Secondo me la chiave di volta della gara è tutta qui, quindi non possono servire buoni palloni per i nostri attaccanti e quindi ancora non si è visto praticamente un tiro in porta per il Bagheria, mentre il Milazzo si è appostato a centrocampo, pressa bene e si fa vedere in avanti, anche se ancora non ha impensierito più di tanto la nostra difesa. Bene, adesso c'è una rimessa in gioco di Taormina che invita i compagni ad avanzare lungo il suo rilancio, colpisce di testa Tarantino, rinvia Campo, pallone nel cerchio del centrocampo, un lungo rilancio verso il portiere Giorgianni e si sentono già i primi pugni di Totò Aiello sulla panchina nell'azzurra. Di Bartolo, attaccato Di Bartolo forse irregolarmente, commette fallo a sua volta non rilevato dall'arbitro, era Ortolini su di lui. Rimessa in gioco Ravalli, una rovesciata verso Tarantino, Campo di testa, Costantino di testa, ancora Ravalli, Varriale, Italiano, pallone a terra, il rilancio, break di Sapienza, Tarantino, il lancio verso Sapienza, fuori misura, può controllare Scarfone e quindi con la difesa molto tranquillamente riavviano l'azione di attacco con Italiano. Tergiversa Italiano, dall'indietro un rinvio, Ortolini, il colpo di testa di De Falco, pallone nel settore dove agisce Di Bartolo, attende che il pallone finisca fuori, ci riesce e quindi rimessa in gioco a favore del Bagheria. Nino Dentini, allora qualche difficoltà in più del preventivato per la squadra nerazzurra? Intanto il Milazzo ha sempre un uomo in più a centrocampo e credo che le difficoltà non siano, come ha detto giustamente il collega, solo del pressing del Milazzo, ma della paura dei nostri centrocampisti, che la difesa è stata poco attenta in certe circostanze e si è trovata sempre due o tre attaccanti davanti l'aria, il che ha messo in difficoltà tutti i mancini che purtroppo con un piede, insomma, non voglio fare polemiche. E quindi il centrocampo è contratto, quindi gioca con due avversari, la difesa nostra che non è in palla e praticamente è il Milazzo che trova questi spazi e che attacca. Però io ritengo che se noi riusciamo a trovare un punto di collegamento al centrocampo facendo il nostro gioco sulle fasce, il Milazzo non ha una difesa, diciamo. Anche se Di Bartolo non ha avuto delle opportunità fino a questo minuto per agire. Non le può avere perché Ortolini è il tornante più veloce che ci sia in giro. Intanto c'è un giocatore a terra. Il gioco è ripreso, fallo laterale affidato al Milazzo, Emanuele, il rinvio in avanti, colpo di testa di Aronica, secondo,
Aronica Salvatore, c'è un altro fallo rilevato dal signor Rossi. Italiano, apertura per campo da questi a Scarfone che si è svincolato in avanti. Aiello, break di Giovanni Aiello. Tarantino, Barriale sulla sinistra, il passaggio di ritorno non riesce a raggiungere il compagno e c'è un'altra opportunità persa per il Bagheria. Tarantino, Barriale, il rilancio per Moschella, Moschella limite dell'area da Tarantino, carica il tiro, viene colpito, calcio di rigore, calcio di rigore, Tarantino stava per tirare, è stato bloccato e quindi c'è il calcio di rigore fischiato a favore dei nerazzurri. E quando siamo giunti al 23esimo minuto del primo tempo ci sarà il calcio di rigore assegnato al Bagheria. A tal proposito vi devo ricordare che nel corso della nostra trasmissione stadio di venerdì un nostro telespettatore, Bartolone, Onofrio Bartolone, aveva pronosticato il calcio di rigore e addirittura che avesse segnato Barriale, mentre adesso mi pare che è sul pallone Tarantino, quindi una previsione azzeccata a metà almeno fino a questo momento. Se tirerà Tarantino, pallone posto sul dischetto al 23esimo e Tarantino contro Giorgianni, parte Tarantino, il sinistro del gol! Gol di Tarantino al 24esimo minuto esatto, gol su calcio di rigore segnato dal Bagheria per il fallo subito dallo stesso giocatore e vedete che viene a raccogliere il meritato applauso. Al 24esimo minuto Bagheria in vantaggio contro il Milazzo. Partita allora sbloccata, Francesco Aronica, partita sbloccata, adesso come sarà la partita? Allora Aronica non se la sente di dare un giudizio su questa rete, continuiamo con i nostri colleghi. Allora Nino, cosa potrà cambiare nel canovaccio della gara? Te l'avevo detto, bastava una nostra giocata imprevista che fuori dal pressing, come abbiamo detto all'inizio, che noi abbiamo creato una prima occasione da gol e siamo andati in rete. Cioè il Milazzo non ce l'ha questo cambio passo. Il Milazzo se è tutto compatto e attacca tutto assieme allora si rende pericoloso, ma se gli viene rubata a palla con un'azione di fantasia va a tappeto. Come è stato? Intanto c'è a terra Italiano allora ci sono due ammoniti comunque fino a questo momento. Italiano, se non andiamo errati, in occasione del rigore che aveva protestato, e poi di Moschella. Ravalli, una bella giocata, il rilancio per Tarantino che quindi sale a quota 5 nella classifica dei cannonieri. Bagheria adesso sulle ali dell'entusiasmo, si riversa in avanti, Ravalli, Barriale colpisce di testa Scarfone, pallone in fallo laterale. Ancora il Bagheria in avanti con Di Bartolo, bloccata questa iniziativa Di Bartolo, il controcross, fischiato il fuorigioco. Agozzino, allora 1-0 per il Bagheria quando il Milazzo stava esercitando una pressione territoriale in questi primi minuti.
Ma ha detto bene il mio amico Antonio Ruggeri in telecronaca che il Milazzo si è presentato a Bagheria con il piglio della grande e non certamente con la presunzione tattica che ha avuto il Ragusa di 15 giorni fa. Il Bagheria ha avuto la bravura di trovare questo rigore e adesso la situazione si mette in maniera vantaggiosa per il Bagheria, perché il Milazzo dovrà venire avanti e il Bagheria di Totò Aiello in contropiede micidiale. Ringraziamo Tarantino e ritorniamo in cronaca diretta con il Milazzo e De Falco che lotta nel cerchio del centrocampo, perde il pallone di Bartolo, rilancio verso Tarantino, rinvio di Scarfone, c'è l'intervento dell'arbitro mentre c'è un uomo a terra, si tratta di un giocatore del Milazzo, gioco fermo, interviene il massaggiatore per le cure del caso, mentre vedete Ravalli che viene a parlamentare con la panchina, si ristora. Bagheria quindi in vantaggio in virtù del calcio di rigore messo a segno da Tarantino al 24esimo minuto del primo tempo. Sale intanto l'incitamento dei supporters del Bagheria mentre quelli del Milazzo sono in perfetto silenzio. Si riprende il gioco, il pallone è fermo all'interno del cerchio del centrocampo con Di Gaetano pronto alla battuta. Apre per Ravalli. Centrocampista da Varriale, un tocco a seguire per Di Bartolo non riuscito, per l'intervento di Scarfone, ancora il Milazzo in avanti, Sapienza, attaccato regolarmente da Romeo. Centrocampo sempre affollatissimo. Da Manforte Aronica secondo, spintonato irregolarmente Moschella da Costantino, riparte sulla sinistra il Milazzo con Emanuele, interviene con perfetta scelta di tempo di Gaetano, rilancio verso Tarantino, ma sono due gli avversari su di lui e quindi hanno buon gioco. Aiello aggancia il pallone su Sapienza, una sciabolata di sinistra, tiro di Tarantino ribattuto. Si era trovato al limite dell'area l'attaccante del Bagheria, aveva tirato, la sua conclusione è stata bloccata. Aiello, Barriao in profondità per Tarantino e c'è una plastica rovesciata di Costantino. Italiano mette a terra, apre sulla destra per Ortolini, commesso fallo su di lui da Ravalli, calcio di punizione a favore del Milazzo. Antonio Ruggeri, allora 1-0, il Milazzo aveva iniziato bene, adesso si deve ulteriormente scoprire perché il Bagheria è in avanti e quindi può approfittare del suo micidiale contropiede. Certo, un Bagheria che sa approfittare di ogni minimo errore avversario, infatti anche in questa occasione, allorché sembrava che il Milazzo stesse per prendere il sopravvento e poter piazzare il colpo del KO, è venuta fuori la grande grinta di questo Bagheria, quell'intervento ai danni. C'è ora purtroppo un'espulsione sicuramente non cercata, ma sicuramente l'arbitro sta esagerando nella valutazione di questo fallo commesso da Moschella ai danni di Costantino, mi parlo di Scarfoni, espelle il giocatore bagherese che mestamente prende la via degli spogliatoi. Sì, era stato forse già ammonito nella precedente occasione Moschella e dunque anche quest'altra ammonizione non ci voleva. Bagheria in 10 sicuramente può pregiudicare questo il corso della partita. Diciamo che purtroppo non è stato sicuramente un fallo voluto quello di Moschella, ma la seconda ammonizione ci stava e quindi forse è giusta questa espulsione. E allora registriamo al 30esimo minuto l'espulsione di Moschella, che speriamo non possa risultare nociva nell'economia del gioco. Mios, nociva sicuramente anche un'ora risulterà, perché ancora siamo solo alla mezz'ora del primo tempo e quindi ancora la partita è lunga. Io volevo fare invece
una considerazione su questa espulsione di Moschella. Già è la seconda che Moschella si procura, secondo me senza motivo, perché non c'era bisogno, ha fatto oggi due falli a centrocampo e ha avuto due ammonizioni. Sono falli che benissimo si potrebbero evitare, perché l'arbitro, una volta che ha concesso il rigore, si sente quasi in debito nei confronti del Milazzo, e quindi alla prima occasione sicuramente doveva punire qualche nostro giocatore. E Moschella ha incorso proprio in questo errore di farsi ammonire nuovamente e penalizzare secondo me tantissimo la squadra bagherese, perché ora era l'uomo che ci poteva servire in contropiede per chiudere il discorso, e invece ora il povero Tarantino dovrà fare tutto da solo in avanti e quindi dovrà sopportare il peso di tutto l'attacco. E infatti vediamo Orati che sta dando i suggerimenti del caso ai suoi uomini. C'è adesso, mi pare, Scarfone che si sgancia, visto che non c'è adesso più un altro punto di riferimento in avanti, e quindi è probabile che il numero 2 si possa sganciare ulteriormente. C'è adesso ancora un fallo commesso su Tarantino. Ravalli mette a terra e c'è il fallo di Scarfone, ammonito soltanto Scarfone. Partita durissima, interviene anche Aiello dalla panchina per chiedere ragioni dell'arbitro e anche del guardaline. C'è un nervosismo incredibile nella panchina. È chiaro che le valutazioni sono state diverse, quelle del Bagheria e quell'altra del Milazzo. Se da una parte è stato espulso Moschella, dall'altra invece Scarfone è stato soltanto ammonito. Nino Lentini. È una cosa indegna, oggi non c'è più correttezza di niente, ma i fatti sono quelli, è veramente avvilente continuare in questa maniera. In ogni caso abbiamo visto che il Milazzo ha praticato un gioco particolarmente duro in questi primi minuti di gioco, e quindi certamente c'è stata un motivo per cui Moschella, anche se è sempre da condannare il suo atteggiamento, era stato magari provocato, ma lui non deve cadere in questi errori. Fatto sta che dal trentesimo il Bagheria gioca con un uomo in meno, e il Milazzo, che aveva esercitato una pressione territoriale in avanti, adesso la potrà accentuare, considerato che giocherà con un uomo in più per più di un'ora. Milazzo ancora in avanti con Scarfone verso campo, da questi ancora sulla sinistra per Emanuele. Il cross, interviene Aronica, pallone per Ortolini, tiro di campo ribattuto da Ravalli, Di Bartolo, e la pressione adesso del Milazzo è forte. Fallo commesso su Tarantino, e l'arbitro, vediamo se uscirà ancora una volta il cartellino nei confronti di Campo, autore del fallo. Non è così, intanto Trieste è nei pressi del giocatore del Bagheria. Per le cure del caso c'è anche il dottore Scaduto, il medico sociale. Si parlamenta con l'uomo in giacchetta nera, lo stesso Aiello, che il capitano, che chiede ragioni. Basta! Basta! Nessun provvedimento comunque preso dal signor Rossi di Arezzo, che sta dirigendo oggi la partita. Di Bartolo, in avanti il Bagheria, bloccata l'azione, Tarantino, Di Bartolo, in profondità per Sapienza, controlla la difesa, ora la butto fuori, campo ancora, pallone che voleva essere servito per Scarfone, risulta troppo lungo, quindi finisce in fallo di fondo campo. Intanto Tarantino ancora si tiene lo stomaco per la botta subita poco fa. Fino a questo momento, quando siamo giunti al 36esimo, ci sono 3 ammoniti e un espulso: Scarfone, italiano del Milazzo, Moschella ammonito prima ed espulso successivamente per un fallo commesso durante il gioco. Costantino controlla il pallone, il difensore di Orati porge la sfera a campo,
apertura verso Italiano, troppo arretrato comunque il centrocampista milazzese. Angola campo, scambio con Bonarrigo sulla destra per Scarfone, il cross troppo arretrato, interviene Barriale, rilancio per l'isolatissimo Tarantino e addirittura c'è pure lo sbandieramento del guardaline. Aiello si appoggia sull'avversario De Falco, calcio di punizione. ...37 minuti di gioco, risultato Bagheria 1, Milazzo 0... rete segnata da Tarantino al 24esimo minuto su calcio di rigore. Ravalle, Aiello, Di Gaetano, cambia gioco sulla destra, troppo lungo comunque il passaggio, Emanuele interviene di testa, da questi a Romeo, interviene ancora Aiello a liberare, Variale, addomestica il pallone, l'elegante centrocampista bagherese, porge a Rinaudo, apertura per Ravalli, sovrapposizione di Bartolo, lascia il pallone, entrambi non riescono a intendersi e quindi perdono questa buona opportunità. Milazzo con Italiano che cerca di imbastire un'azione d'attacco, scambio per Emanuele, varca la linea mediana del campo, sbagliato il passaggio per Costantino che si è spostato in avanti, Rinaudo riesce a portare il pallone in avanti ma c'è una sovrapposizione di un giocatore mamertino, calcio di punizione commesso da Variale. Calcio di punizione assegnato al Milazzo con Romeo. Area affollatissima. Il solo Tarantino nella metà campo del Bagheria, spiove il tiro, para con bella scelta di tempo Taormina e rinvia il pallone verso Tarantino. Interviene Emanuele, colpo di testa, campanile, lotta strenuamente, Tarantino appoggia Barriale sulla destra, Barriale punta l'avversario, cross d'esterno sinistro, d'esterno destro, troppo lungo per Sapienza, si perde un'altra opportunità, Nino. Sì, senz'altro, però ci stiamo comportando bene e la stiamo prendendo con calma, che forse è la cosa più importante. Certo, sarà difficile portare in porto questa vittoria, ma staremo a vedere. Di Gaetano lotta strenuamente con un avversario, Ravalli interviene con il colpo di testa Ortolini, rinvio di Rinaudo, Barriale ancora, messo a terra Barriale da Italiano, calcio di punizione fischiato dal signor Rossi. Break in queste azioni convulse e concitate, partita comunque che si è giocata a buoni ritmi da una e dall'altra parte. Di Gaetano, il lungo lancio verso Tarantino, subisce fallo a mio avviso, pallone nei pressi della bandierina, lo raccoglie Variale, due avversari su di lui, punta l'uomo, pallone in fallo laterale, è l'uomo in più Vincenzo Variale di questo Bagheria, un Variale che in queste prime partite di campionato è risultato quasi sempre l'uomo decisivo a centrocampo, Piero. Sì, è l'uomo che mette ordine al centrocampo bagherese, è l'uomo in più di questo, tecnicamente sicuramente di categoria superiore questo Variale. Oggi nel primo quarto d'ora 20 minuti è stato un pochettino assente perché forse è messo sotto pressione da uno o addirittura due avversari. Ora, da quando il Bagheria ha segnato, un pochettino in contropiede, Variale sta prendendo in mano la squadra bagherese e sta cercando di rilanciarla verso l'attacco. Sicuramente è poco appoggiato da Moschella che non c'è più e quindi il tutto oramai è lasciato in avanti
nei piedi, non nelle mani, nei piedi di Variale e Tarantino, che sono due uomini di notevole levatura, e secondo me potranno impensierire la difesa mamertina. Il Milazzo potrà pagare lo scotto di questi minuti giocati all'attacco? Sì, sicuramente, dato il gran caldo che c'è oggi, il Milazzo non potrà continuare per tutti i 90 minuti su questi ritmi. Non si può sicuramente distrarre, il Bagheria alla prima occasione in contropiede lo colpirà sicuramente. L'importante è per i nerazzurri reggere fino al riposo. Se reggiamo bene fino al riposo sull'1-0, secondo me nel secondo tempo sarà difficile per gli ospiti riportarsi in parità. C'è da approfittare di qualche svarione difensivo, di qualche spazio lasciato libero dalla difesa ospite per colpirli in contropiede. Intanto c'è questo pallone vagante al centro dell'area, per fortuna nessun giocatore mamertino è riuscito nella deviazione, quindi si perde questa opportunità per gli uomini di Orati. La rimessa in gioco è del Bagheria con Di Bartolo, da Ravalli restituisce la sfera, non è perfetto il rilancio del fluidificante bagherese, quindi pallone fuori. Milazzo tutto riversato nella metà campo del Bagheria alla ricerca del pareggio. Ricordiamo che dal 30° minuto di gioco il Bagheria è in 10 uomini per l'espulsione di Moschella, che si è reso autore di due falli di gioco. La prima volta è stato ammonito, la seconda volta è stato espulso. Fallo laterale adesso per il Milazzo, con Scarfone dà al compagno di reparto Ortolini, perde il pallone messo a terra Variale, c'è calcio di punizione già battuto. Di Bartolo si sgancia a Ravalli, Tarantino difende il pallone, dà l'indietro a Di Bartolo, il rilancio per Ravalli, pallone che esce fuori dal rettangolo di gioco, rimessa in gioco a favore del Milazzo. Ecco inquadrato l'arbitro, il signor Rossi di Arezzo, che ha espulso Moschella e ha ammonito Italiano e Scarfone. A mio cronometro manca 1 minuto e mezzo alla fine del primo tempo, risultato di 1-0 a favore del Bagheria. La rete messa a segno da Tarantino su calcio di rigore al 24° per fallo sullo stesso attaccante. Colpito Rinaudo, va a terra il giovane terzino del Bagheria, quindi gioco fermo, può rifiatare la squadra bagherese che è stata pressata per tutta questa prima parte della gara. Un Milazzo che è venuto qui a Bagheria con la voglia chiara di imporre il proprio gioco, di vincere la gara. Il risultato invece è di 1-0 a favore del Bagheria, in virtù appunto del gol segnato, come vi dicevo poco fa, da Tarantino al 24°. Ecco, vedete una panoramica della gradinata con i tifosi del Milazzo che stanno masticando amaro naturalmente in questi minuti, perché la loro squadra è in svantaggio di 1-0 nei confronti del Bagheria. Di Blasi di Radio Milazzo. Allora, un risultato che penalizza la squadra mamertina, che ha speso molto anche in questo primo tempo. Sì, devo dire che forse il risultato più giusto sarebbe stato a questo momento quello di parità, ma comunque il Bagheria non ha chiaramente demeritato questo vantaggio, in quanto ha saputo approfittare ottimamente di quella opportunità in contropiede. Devo dire che sì, soprattutto le condizioni climatiche, c'è molto caldo, quest'oggi potranno influire negli ultimi minuti, soprattutto nella seconda metà del secondo tempo, quando il Milazzo dovrà raccogliere adesso i frutti di questa pressione. E intanto c'è un calcio dalla bandierina che sarà battuto dal Bagheria. Tiro dalla bandierina, mi sembra che sia Ravalli sul pallone, pone accuratamente la sfera sul lunetta, il cross alto, colpo di testa di Tarantino ed è gol! Doppietta di Tarantino al 45° minuto di gioco.
Bagheria 2, Milazzo 0. Bagheria in 10 uomini, Milazzo in 11, Bagheria 2, Milazzo 0. Doppietta quindi di Tarantino, che vedete ha raccolto l'abbraccio del suo allenatore ed estimatore Totò Aiello, e adesso si alza il grido Bagheria, Bagheria. Attilio Megni, allora 2-0, il Bagheria gioca in 10 uomini, un Milazzo che ha esercitato una certa predominanza in attacco, ma però perde 2-0. Cosa significa per il Milazzo questo? Ma più che per il Milazzo io direi che intanto finalmente abbiamo visto una, stiamo vedendo una partita di calcio a Bagheria. Con due squadre che giocano. Era un bel po' di tempo che non vedevamo una partita di calcio, quindi già questo mi rende soddisfatto. Il fatto che poi vinca pure il Bagheria mi può fare solo piacere, perché è un Bagheria nei quartieri alti della classifica, è molto più interessante di un Bagheria che lotta per la regione. Ma è troppo presuntuoso questo Milazzo che nonostante sia con un uomo in più perde 2-0. No, assolutamente, sta sorprendendo il pressing del Bagheria, solo questo, ma non mi pare che sia da bocciare questo Milazzo. Nel secondo tempo che partita potrà essere con un uomo in meno e con due gol in meno, con due gol sotto il Milazzo? Ma molto dipenderà dall'arbitraggio, che fino ad ora è stato abbastanza scadente. Bene, grazie a Megna. Il mio cronometro segna il 47esimo e in questo momento fischia la fine del primo tempo con l'ovazione del pubblico bagherese che applaude la propria squadra che vince 2-0 dopo i primi 45 minuti di gioco. Ci sono qui diversi giocatori del Bagheria in tribuna, il portiere Rizzo. Allora, 2-0 per il Bagheria, vittoria fino a questo momento meritata. Ma meritata forse è un po' troppo, non lo so. Comunque come gioco penso che il Milazzo sta esprimendo qualche cosa di più, il Bagheria un po' meno, però la dea bendata sicuramente in questo momento ci sta aiutando. È buono fare risultato contro un Milazzo per acquistare ancora di più fiducia. Speriamo bene, e poi abbiamo raddoppiato in un momento sicuramente difficile, perché essendo in 10 contro una squadra come il Milazzo è difficile difendersi. Andrea, tu hai cominciato da titolare, poi quell'infortunio a Sciacca ci soffre a stare in tribuna, ti piacerebbe stare invece in campo? È chiaro, specialmente poi quando vedi il pubblico così entusiasta, no, dei risultati che sta facendo la squadra, vorresti essere partecipi all'interno di questo giocattolo che veramente sta dimostrando di fare veramente bene. E purtroppo il presidente Giulivi ha messo delle regole all'interno del campionato e il 77 in porta per il mister può essere una soluzione, può essere una soluzione. E avendo in questo modo uno in campo, un uomo in più, diciamo, no? Più grande. Comunque in bocca al lupo Andrea, speriamo che al più presto rientrerà in campo. Facciamo una breve tribuna stampa, prima di bere un piccolo break. Allora Antonio, 2-0, un Milazzo che ha pressato, diciamolo chiaramente, però i risultati dalla parte della Bagheria. Sì, sicuramente, un Milazzo che ha pressato, però è un Bagheria che sa farsi rispettare, sa approfittare sicuramente del minimo errore avversario per colpire. Vorrei rappresentare soprattutto in occasione del secondo gol, quello di Tarantino, sì, bravo Tarantino a toccare la palla, ma sicuramente bravissimo Ravalli a calciare quel calcio d'angolo che ha fatto ricordare forse tantissimo, ha fatto ricordare agli interisti soprattutto i calci d'angolo battuti da Mariolino Corso. Bene, grazie Ruggeri. Allora Elio Moretto, sei in linea adesso non con Radio Più, quindi possiamo sentire un tuo parere. Un parere su questa gara, un Milazzo che forse non ci si attendeva così garibaldino. No, ma il Milazzo si sta dimostrando la buona squadra che era. Continua a sorprendere questo Bagheria. Continuiamo a dire che forse non gioca benissimo, però ha già realizzato due gol, sta giocando in 10. Un Bagheria che purtroppo per Totò da oggi deve buttare giù la maschera, è una squadra che deve necessariamente lottare per i primi posti. E tu l'avevi già anticipato nel corso di stadio venerdì scorso questo? Io l'avevo detto, francamente forse sta andando oltre le aspettative con questi due gol, però stiamo attenti perché è ancora una partita particolarmente difficile, il Bagheria ricordiamo gioca in 10. E infatti ancora non è finita la gara. Miosi, allora vediamo di metterci un pochettino in favore di camera, cosa ci potrà essere di nuovo nel canovaccio della partita nel secondo tempo?
Niente, secondo me dobbiamo continuare su questa scia, il Bagheria che deve difendere il risultato, perché oramai non abbiamo più nulla da chiedere alla gara, dobbiamo solo difenderci e colpire di contropiede. L'avevo detto poco fa, secondo me il Milazzo si esporrà ancora ai contropiedi del Bagherese, i bagherese dovranno essere così bravi da sfruttare gli spazi che il Milazzo lascerà sicuramente liberi. Una cosa, la cabbala, diciamo, con il Crotone era stato espulso Moschelle e abbiamo vinto 2-0. Speriamo che questa volta venga confermata la cabbala e quindi che il Bagheria possa portare avanti un risultato così utile che lo proietta, secondo me, a livello di alta classifica e finalmente un Bagheria da primato, non ci possiamo più nascondere. Bene, facciamo adesso un break per la pubblicità, ci risentiremo tra poco per il secondo tempo. Milazzo, ricordo il risultato dei primi 45 minuti di gioco, 2-0 per il Bagheria in virtù delle reti segnate da Tarantino al 24esimo minuto di gioco su calcio di rigore e al 45esimo in chiusura con lo stesso centrattacco bagherese, che sale quindi a quota 6 nella classifica dei cannonieri. Squadre già schierate in campo, si attende il fischio dell'arbitro, il signor Rossi di Arezzo. Ecco partiti. Bagheria, ricordo che gioca in 10 uomini per l'espulsione di Moschella, mentre il Milazzo adesso naturalmente deve cercare di andare in avanti alla ricerca del gol che possa riaprire la partita. Varriale attaccato da due avversari. Milazzo con Romeo sulla sinistra, pallone messo fuori, fallo laterale a favore dei Mamertini, già battuto. Rinaudo in fallo laterale. Entusiasmo naturalmente qui al Comunale e allo Zenit. Il Bagheria vince 2-0 in virtù dei risultati sugli altri campi. È al secondo posto, ad appena un punto dalla Juve Terranova, che fino a questo momento sta battendo il Vigor Lamezia Gela per 1-0. Pallone nella metà campo del Milazzo con Costantino che manovra, avanza il capitano, porge la sfera a campo. Bagheria raccolto nella sua metà campo, che agirà naturalmente ancora una volta in contropiede. Pallone sulla destra con Ortolini, attaccato Ortolini da quattro difensori del Bagheria. Il cross, attenzione, pericoloso, e c'è Taormina pronto e sicuro. Ricordo il giovane difensore, estremo difensore del Bagheria, oggi compie 18 anni, imbattuto per 4 partite, adesso per quest'altra mezza partita. Da 501 minuto, quindi Taormina è imbattuto nella porta del Bagheria. Aiello alla rimessa in gioco su Varriale, attaccato Varriale da Emanuele, messo a terra il playmaker bagherese. C'è calcio di punizione a favore dei nerazzurri di casa. Intanto si sentono timidamente anche i tifosi del Milazzo, che cercano di sostenere la loro squadra. Calcio di punizione sul pallone Ravalli, il cross che spiove, colpo di testa addirittura di De Falco a liberare la propria area, si sgancia Ortolini, il lancio, c'era un fuorigioco e Buonarrigo, attenzione, questo tiro fuori dalla porta di Taormina, pericoloso questo capovolgimento di fronte, calcio d'angolo
a favore del Milazzo alla battuta Romeo. Terzo minuto della ripresa, 2-0 per il Bagheria. Calcio d'angolo, spiove il pallone in area, nessuno lo tocca e quindi si perde. C'è stato anzi una punta del piede, ce l'ha messa Sapienza. Pallone laterale segnato al Milazzo, già battuto. Barriale mette a terra la sfera, apre per Sapienza, da questi a Tarantino che nonostante il suo scatto però non riesce a raggiungere il pallone. Rimessa in gioco per il Milazzo con Emanuele. Barriale di testa, ancora Emanuele, Italiano, Emanuele, Aiello, pallone fuori. Ancora il Milazzo che manovra, ma ha delle grosse difficoltà ad organizzare il gioco. Piero Mioso. Sì, ora il Bagheria è che controlla la gara, il Bagheria che è tutto nella sua metà campo, e ora il gioco si fa un po' difficile per il Milazzo perché incontra difficoltà grazie al pressing degli uomini di Bagheria che Totò Aiello secondo me ha preparato atleticamente molto bene, quindi i nostri sono in condizione di reggere anche per 90 minuti in 10 rispetto agli 11 ospite. Ci deve essere un calo comunque da parte della squadra mamertina perché hanno speso molto nel primo tempo. Sì, sicuramente ora ci sarà un calo oltre che fisico, a mio giudizio anche psicologico, perché se nel primo quarto d'ora i mamertini non riusciranno a mettere a segno la prima rete, col passare dei minuti poi subentrerà lo scoramento, lo scoraggiamento tra le file dei mamertini, e quindi il Bagheria a mio giudizio potrà portare benissimo in porto questa vittoria. Quindi tutto dipende da come vanno i primi 10 minuti, il primo quarto d'ora del secondo tempo. Se non subiamo una rete, allora a quel punto i giochi saranno fatti. E intanto Orati si prepara ad operare la prima sostituzione, poco fa era parlamentare con un giocatore della sua panchina che sta operando la fase di riscaldamento. Agisce sulla destra Ortolini, attaccato da Di Bartolo, messo il pallone fuori. È uno dei giocatori di Orati che sta giocando meglio, questo Ortolini. Adesso viene colto in fuorigioco un avanti della squadra ospite. Calcio di punizione assegnato al Bagheria quando scocca il sesto minuto di gioco del primo tempo, con il risultato sempre di 2-0 a favore della squadra nerazzurra. C'è movimento nelle rispettive panchine, il Milazzo si appresta ad operare la prima sostituzione, si tratta di Albarella. Non appena il pallone uscirà fuori ci sarà questa sostituzione, intanto c'è in attacco
c'è stato un piccolo break tecnico e sicuramente voi avete visto le immagini, c'è stato un gol di Italiano che prima aveva chiesto la barriera e poi comunque aveva tirato senza attendere il fischio dell'arbitro. Adesso la punizione, si può battere nella stessa posizione di poco fa, siamo proprio in una posizione centrale, c'è Italiano pronto al tiro, scocca il tiro Italiano alto sulla traversa del portiere Taormina che poco fa era stato trafitto, quindi ben per lui che il gol non è stato convalidato. Intanto una sostituzione al sesto, Albarella ha preso il posto di Emanuele, mentre c'è l'altra sostituzione, quindi risponde Aiello mandando in campo Boncore al posto di Sapienza. Quando siamo al decimo minuto, quindi Boncore al posto di Sapienza, che naturalmente non era nelle condizioni ottimali per giocare considerato che sta svolgendo il servizio militare. Di Blasi allora di Radio Milazzo, la sostituzione di Albarella con Emanuele, cosa potrà cambiare nello schieramento del Milano? Diciamo cambierà poco dal punto di vista tattico in quanto sono due laterali, però avete visto che Albarella si è posizionato dall'altro lato mentre c'è stato il cambio, Scarfoni adesso è venuto a sinistra e Albarella adesso giocherà a destra, quindi presumibilmente Orati intenderà approfittare di più del lavoro sulle fasce in quanto sia Albarella sia Scarfoni dovranno spingere di più. E intanto c'è il Milazzo che cerca disordinatamente di portare avanti le proprie azioni d'attacco, non trovano sbocco per l'attenta guardia che montano i difensori del Bagheria. Dobbiamo dire che il Milazzo sì, ha giocato ma non è stato efficace in fase di conclusione, mentre il Bagheria ha messo a segno due reti in virtù di due tiri di Tarantino, il primo su calcio di rigore al 24esimo e il secondo al 45esimo, sempre nel primo tempo. Barriale, Tarantino, spinto irregolarmente Tarantino, campo da sulla destra, Boncore tocca il suo primo pallone, break di Albarella da verso il centravanti De Falco che nonostante il suo scatto non riesce a raggiungere la sfera. Undicesimo minuto del secondo tempo, 2-0 il punteggio a favore del Bagheria, mentre le panchine, dalle panchine ci sono sempre i giocatori che continuano a riscaldarsi, quindi è probabile che i due allenatori operano ancora altre sostituzioni. Ricordiamo ancora che il Bagheria è in 10 uomini dal 30esimo minuto del primo tempo per l'espulsione di Moschella e questo giocare in 10 contro 11 non è stato assolutamente deficitario nei confronti della squadra di casa. La condizione atletica di cui l'ha dotata il tecnico Aiello è veramente invidiabile e non sembra affatto che stia giocando con un uomo in meno, in inferiorità numerica. Colpisce di testa Tarantino, fallo laterale alla battuta il Milazzo, Costantino sulla destra per il nuovo entrato Albarella, ferma il pallone Boncore, c'è ancora un break del Milazzo, attenzione, rinvia il giovane Aronica in fallo, c'è gioco fermo adesso, un giocatore a terra, un giocatore del Bagheria colpito al volto, gioco fermo quindi. Allora Nino Valentini, sono passati 13 minuti di gioco nel secondo tempo, il Milazzo non è riuscito ancora a proporsi efficacemente in avanti. Ma in effetti non è che il Milazzo abbia tirato una volta decentemente in porta, ha avuto quell'occasione ad aver avuto la palla sul calcio d'angolo e Bonarrigo l'ha sciupata per troppa precipitazione, ma tutto il resto fino ad ora è rimasta in mano nostra la partita, che siamo stati più incisivi, abbiamo corso di più, siamo stati bravissimi nelle palle breve, abbiamo resistito al pressing e abbiamo avuto anche un pizzico di fortuna, due palle dentro l'area di rigore del Milazzo, due reti, anche questo è importante per andare avanti. Ecco, vedete che si dice baffi Orati, guarda anche il cronometro, la sua squadra perde per 2-0, quindi si riprende adesso con il pallone scodellato, c'è Italiano che aggancia la sfera, la poggia al compagno di squadra, ancora Italiano sgomita, interviene la difesa e rinvia ancora una volta
la minaccia, addirittura il portiere esce dai propri pali, Giorgianni cerca di riavviare questa azione, Scarfone subisce fallo da Varriao, gioco fermo, calcio di punizione segnato al Milazzo. Romeo sulla sinistra per De Falco, all'indietro, troppo macchinosa l'azione di costruzione del Milazzo, italiana ancora, cerca di mettere ordine, apre per Costantino, lungo lancio, interviene Di Gaetano, lungo campanile, colpo di testa ancora di Costantino, Aronica, Varriale, Varriale mette a terra il pallone attaccato da Romeo, si gira una Veronica, cerca di dare a Rinaudo, non ci riesce il passaggio, attenzione c'è un fallo non rilevato. Di Gaetano attaccato, cerca di girarsi, subisce fallo a mio parere, non interviene l'arbitro, gioca stoicamente la difesa del Bagheria, molto ordinata. Il Milazzo, nonostante stia cercando di portare avanti le sue azioni con insistenza, non riesce però a mettere l'uomo davanti al portiere. Un'altra sostituzione si appresta ad effettuare Orati, un attaccante Costanzo entrerà adesso tra poco in campo nelle file dei Mamertini. Campo apre sulla destra dove accorre Costantino, il cross in aria fuori misura, interviene Aronica, Ravalli, Albarella rinvia, Boncore, mele di testa, italiano. Romeo cerca la sponda, interviene Rinaudo, gioco fermo, c'è calcio di punizione assegnato al Milazzo, pronto quindi all'ingresso in campo Costanzo, seconda sostituzione per il Milazzo. Sul pallone sono Bonarrigo, c'è l'ammonizione a Varriale, ammonizione a Varriale, presumo per proteste, mentre il calcio di punizione è affidato a Bonarrigo. Spiove il pallone di Bonarrigo, esce di pugni Taormina e rinvia la minaccia. Bella parata del giovane portiere bagherese. Cross in aria ancora, Taormina in perfetta scelta di tempo, a Branca il pallone lo offre a Tarantino, Tarantino attaccato da due uomini, gli colpiscono il pallone ma subisce fallo, mentre Orati si prepara a fare una doppia sostituzione. Costanzo e Cino Lauro sono pronti a fare il loro ingresso in campo, mentre il Bagheria ha sostituito Boncore. Vedete i due giocatori del Milazzo che si stanno riscaldando, in primo piano avete visto Costanzo, italiano, apertura sulla sinistra per Scarfone, ancora italiano, cambia gioco sulla destra per Costantino, mele. È una squadra che deve recuperare due gol, però non può giocare così. De Falco, in area De Falco, esce, attaccato da Aiello, gli colpisce il pallone Aiello, subisce fallo da De Falco che viene ammonito, ammonito De Falco. Gli era stato tolto il pallone e a De Falco da parte di Aiello, che non ha fatto altro che mettere a terra il centrocampista bagherese. Ed ecco intanto la sostituzione. In campo Costanzo, quando siamo al diciottesimo minuto, al posto di De Falco. Quindi una sola la sostituzione operata. De Falco che va a rilevare Costanzo, che va a rilevare De Falco, mentre ancora Aiello è a terra. E vedete in sua impressione il risultato di 2-0 con cui il Bagheria conduce nei confronti del Milazzo.
in virtù delle reti segnate da Tarantino, una doppietta al 24esimo su calcio di rigore e al 45esimo, entrambe nel primo tempo. Il rinvio di Di Gaetano, troppo lungo per Varriale. Buonarrigo, campo, Costantino sulla destra, puntata in avanti adesso il cross, attenzione, rinvia Aronica di testa, tiro di Italiano, ribattuto, ancora un tiro di campo, fuori. Allora Mios, mi pare che passati indenni i primi 20 minuti, insomma, il più dovrebbe essere fatto, anche se nel calcio non bisogna mai parlare avanti. Sì, esatto, non bisogna mai parlare, cioè vendere la pelle dell'orso prima di averla conquistata, però secondo me oramai il Bagheria controlla la gara senza alcuna difficoltà. E c'è un grosso calo del Milazzo. Sì, d'altronde il Milazzo non è più quello del primo tempo, vediamo che ci sono molti passaggi laterali, non è più il Milazzo filtrante del primo tempo, e quindi come dicevo poco fa, sia la stanchezza fisica, ma secondo me ancora di più lo scoramento psicologico, perché dopo 20 minuti rimangono appena 25 minuti senza un gioco ordinato a centrocampo, il Milazzo solo su qualche occasione, speriamo di no, qualche sbaglione della nostra difesa secondo me può andare in rete, ma altrimenti la gara filerà liscia così fino alla fine, quindi penso che la difesa bagherese non correrà alcun problema. Intanto si chiede la sostituzione dal centro del campo, è stato lo stesso dottore Scaduto che chiedeva la sostituzione, ma dalla panchina Aiello adesso sta chiamando a riscaldarsi Cangelosi. Si riscalda Cangelosi, vedete Aiello tesissimo naturalmente, che già pregusta un'altra vittoria che proietterebbe il Bagheria nei quartieri altissimi della classifica del campionato nazionale dilettanti. Albarella sulla destra per Ortolini, Di Bartolo gli toglie il pallone, Ravalli, ottima la prestazione di Ravalli, anche se credo che sarà difficile adesso trovare uno tra i migliori della squadra nerazzurra. Tarantino, avanza Tarantino, il tiro, gol! Tripletta di Tarantino! Al 21esimo, un pallone scagliato da fuori area, annichilisce il portiere Giorgianni. Niente, si ripete ancora una volta, vedete la gioia dei giocatori del Bagheria, di Varriale, di tutti, un Bagheria che fa sognare. Chiediamo adesso il parere del collega Attilio Megni. Allora 3-0, si ripetono qua i gol a grappoli a Bagheria contro le squadre avversarie. Questo è il segno che la squadra è vitale, anche se gioca in 10 uomini, e la miglior difesa è l'attacco in alcune circostanze, per cui mi pare quasi tutto regolare, cioè non ci vede niente di sorprendente, perché stanno facendo quello che dovrebbero fare sempre. A questo punto il Bagheria non si può più nascondere in questo campionato, ancora è presto per esprimere dei giudizi. Ma io direi che ancora è presto per esprimere dei giudizi così a lunga scadenza, anche perché il campionato è appena cominciato tutto sommato, quindi niente, aspettiamo Natale e poi vediamo se questo è il regalo di Natale per i tifosi. Bene, grazie ad Attilio Megna. Adesso ascoltiamo Gaetano Sconzo. Allora, buonasera Sconzo, una partita che si è messa benissimo per il Bagheria, nonostante giochi in 10 contro 11 e vince per 3-0. Beh, comunque non è una scoperta, perché il Bagheria da oltre 3 settimane sta schiacciando tutti gli avversari, è una squadra in splendida forma e quindi non c'è da fare altro che applaudirlo. Ecco, ma questa squadra può mirare alla promozione secondo te? E se continuasse con questo ritmo, non è che mira, ci arriva. E il Milazzo invece ti ha deluso? Ma il Milazzo si è ubriacato e penso che dopo aver subito il gol sul rigore non ha capito più nulla. Bene, grazie a Sconzo. Ritorniamo nuovamente in cronaca diretta, mentre vedete che ci sono addirittura i tifosi che saltano di gioia e danno vita anche loro a un ballo sfrenato.
quindi 3-0, tripletta di Tarantino, mentre c'è stata un'altra sostituzione, è uscito Ortolini. Ortolini quindi è uscito fuori ed è entrato Cino Lauro. Cross in aria, attenzione, pericolo, c'è il Milazzo, il tiro di Romeo fuori misura e quindi anche in questa occasione non c'è problema per la difesa del Bagheria. Intanto invito i nostri cameraman a dare una zoomata, ecco, vedete i tifosi che ci sono sotto assiepati alla rete di recinzione. Poco fa addirittura si erano dati a un ballo festoso e invitavano addirittura tutti alla ola, mentre dall'altra parte del campo, quindi in gradinata, i tifosi mamertini sono naturalmente delusissimi della prestazione della loro squadra, ma soprattutto anche del risultato. Ancora Romeo che cerca di alimentare l'azione, rovesciata di Ravalli, il tiro, cross di Costantino, c'è una paratissima di Taormina che salva la sua porta e contribuisce così ad aumentare i minuti di imbattibilità alla sua porta. Ricordo, Taormina oggi compie 18 anni. Adesso anche Aiello si appresta a una sostituzione, esce, vediamo chi è pronto ad entrare in campo, Cangialosi, vediamo chi sarà il sostituto quando siamo al 26esimo. Al 26esimo Cangialosi, non si sa ancora il giocatore che deve uscire, vediamo se si individua. Ravalli, è uscito Ravalli, ecco, in fondo al campo, al posto di Ravalli è entrato in campo Cangialosi. Al 26esimo quindi Cangialosi al posto di Ravalli. Aiello rinvia. E adesso gli applausi si sprecano, i tifosi naturalmente sono entusiasti nella prestazione della squadra che si va a collocare nei quartieri alti della classifica, in seconda posizione alle spalle della Juve Terranova. Ecco, gli applausi che sentite sono tutti indirizzati a Ravalli. Si complimenta con lui anche molto sportivamente l'allenatore Orato. E adesso anche Aiello, vedete. Calcio d'angolo per il Milazzo. Vabbè, ora 3-1 il computo dei calci d'angolo per il Milazzo. Battuto, svetta di testa Ronica, il tiro, attenzione, ancora Aiello, dove c'era l'autore del calcio d'angolo che mi è sembrato in fuorigioco, Buonarrigo, porge all'indietro per Scarfone, viene attaccato all'indietro per Mele, spiove il pallone in area, Mele, attenzione, esce Taormina e rinvia. Ricordo che Taormina, e c'è adesso un altro pericolo, corso dalla porta del Milazzo, Giorgiani è dovuto uscire a valanga sui piedi di Tarantino, ancora una volta proteso verso la rete. Ricordo Tarantino che si trova adesso a 7 gol nella classifica dei cannonieri.
Barriale, fallo laterale per il Bagheria. Barriale ancora, Aiello, il cross arretrato per Cangialosi. Scodella il pallone in avanti, colpo di testa di Albarella, fallo laterale per Di Bartolo. Certamente la prestazione del Bagheria oggi è stata superlativa, anche se il Milazzo ha giocato fin dai primi minuti in avanti, ma nel calcio naturalmente ha sempre ragione chi segna, e il Bagheria ne ha segnato 3 gol, Miosi, mentre il Milazzo nessuno. Sì, è un Bagheria che appena gli viene lasciato lo spazio per colpire in contropiede affonda in modo proprio... Diceva, un Bagheria che appena vi viene lasciato lo spazio per colpire in contropiede affonda i propri colpi, così come aveva fatto già con il Ragusa, segnando 4 reti. Oggi sta ripetendo un pochettino l'impresa e già siamo arrivati a quota 3. Tarantino è un falcone, un avvoltoio là davanti, appena gli si lascia un pochettino di spazio non ci pensa due volte a mettere la palla dentro. Secondo me questo Bagheria può fare tantissima strada a questo punto, perché dopo aver sconfitto ripetutamente Crotone, Ragusa e oggi il Milazzo, penso che possiamo dire la nostra sicuramente in questo campionato. Ecco, migliore attacco con 13 reti, migliore difesa, ne ha subito soltanto uno fino a questo momento. Attenzione, colpo di testa e con un colpo di reni prodigioso Taormina mette fuori. Il Bagheria sicuramente è la squadra del momento in questo campionato, più della Juve Terranova, che era partita invece per vincere il campionato. Lentini. Ma Bagheria è la vera sorpresa, anche se in questo minuto stavo dicendo che non mi piace perché ha allentato un po' la corda, e negli spazi brevi siamo imprendibili. È la grande qualità del nostro tecnico Totò Aiello, quella di preparare negli spazi brevi i giocatori. Diciamo che il Milazzo non aveva grandi numeri a centrocampo, tranne tutti i portatori di palla che hanno pressato enormemente i primi 20 minuti, e qualche nostro difensore è entrato in panna e questo ci ha un po' preoccupati. Ma come avevo detto proprio all'inizio della partita, il nostro cambio passo avrebbe dato sicuramente, in questi spazi vuoti che il Milazzo ci lasciava, la possibilità di creare delle serie occasioni da gol. Siamo stati fortunati e è andata bene fino ad ora. E adesso c'è ancora un'azione d'attacco del Milazzo condotta da Cino Lauro, ma ormai la squadra è troppo allungata, perde 3-0, ha perso tutte le speranze per poter recuperare questa gara su cui teneva molto, tant'è vero che fin dai primi minuti è partita alla garibaldina, ma la maggiore caratura tecnica agonistica del Bagheria ha fatto sì che invece avesse il sopravvento nei confronti del Milazzo. Fallo subito su campo e attenzione, si sgomita troppo, bisogna stare attenti perché la partita ormai è vinta e quindi bisogna evitare i cartellini gialli o addirittura quelli rossi, in cui è in corso per l'ennesima volta Moschella, che è stato espulso al 30° minuto del primo tempo. Barriao evita un avversario con eleganza, un altro offre a Boncore, attaccato Boncore, si riparte sulla sinistra con Buonarrigo e niente, il Milazzo non trova sbocchi. Il Bagheria gioca sulle ali dell'entusiasmo, vince 3-0, fa sognare i suoi tifosi, mentre addirittura dall'altra parte, vorrei che inquadraste dall'altra parte i tifosi del Milazzo, che stanno addirittura togliendo gli striscioni, quelli della provincia regionale di Palermo, hanno tolto uno striscione i tifosi del Milazzo, e questo sicuramente non è una cosa bella. Vediamo se è possibile inquadrarlo. La squadra ha perso, ecco, vedete, inquadrate lo striscione a terra, non sono delle cose, questa non è sportività senz'altro questa. Il Bagheria vince 3-0, devono invece accettare la superiorità tecnica ed agonistica del Bagheria invece di lasciarsi andare a queste cose. Italiano intanto un tiro velleitario che finisce fuori dalla porta difesa da Taormina. Vai,
mentre Aiello si prepara ad un'altra sostituzione. C'è lo Gerfo che si sta riscaldando, probabile che in questi ultimi 10 minuti che mancano al termine della gara possa fare il suo ingresso in campo. Ecco, chiama l'attenzione dell'arbitro, lo Gerfo al 34esimo. Al 34esimo vediamo chi va a rilevare. È probabile che esca Tarantino. Ecco, è così l'autore della tripletta, lo Gerfo, quindi al posto di Tarantino al 34esimo, e si prende questi applausi. Lo Gerfo al posto di Tarantino, vedete che esce dal campo applaudito e abbracciato adesso dal suo allenatore ed estimatore Totò Aiello. Tarantino che ha messo a segno una tripletta al 24esimo e al 45esimo del primo tempo e al 21esimo del secondo. Cangelosi mette a terra da Aiello, Boncore, il lancio per Di Bartolo, mette a terra il fluidificante, scavalca Costantino, subisce fallo, calcio di punizione assegnato al Bagheria. Giovanni Tarantino quindi capocannoniere della squadra con 7 punti, sono 7 gol. Avvio di campionato veramente esaltante per l'ex giocatore del Palermo, del Ragusa. Attenzione, questo tiro, e si rischia il quarto gol con Varriale. E allora, mancando ormai pochi minuti al termine, io farei un giro con i colleghi giornalisti per aggiornare la classifica del trofeo La Rosa dopo questa partita. Allora, Nino Lentini, per te il migliore in campo che è stato, anche se è difficile comunque dire. Tarantino senz'altro, è stato implacabile. Tarantino senz'altro. Allora, Tarantino, diciamo sul lato tecnico, Varriale, Tarantino, ma è Tarantino che ha fatto tutto, che ha concluso, ha trasformato diciamo tutto il lavoro della squadra, quindi è giusto che si meriti la palma del migliore in campo. Del migliore in campo. Invece per Miosi? Sì, sono d'accordo con la valutazione di Nino Lentini, cioè per me dal punto di vista tecnico Varriale è stato al di sopra di tutti, però l'uomo più efficace è stato sicuramente Tarantino, quindi a lui va il mio voto, anche se devo dare una nota di merito anche per Giovanni Aiello, che sta combattendo stoicamente e dal punto di vista agonistico secondo me è stato il migliore in campo assoluto. Mentre per Antonio Ruggeri, chi è stato il migliore del Bagheria fino a questo momento? Ma credo che non ci siano dubbi, la palma del migliore o quest'oggi, volente o nolente, bisogna darla a Giovanni Tarantino, quanto meno per i 3 gol messi a 6. E quindi terzo voto per Tarantino. Adesso ascoltiamo speciale, chi va la palma del migliore per te? La palma del migliore per me, veramente la cosa è un poco dubbia, no dubbia, c'è l'imbarazzo della scelta. Comunque la darei io a Di Bartolo. Di Bartolo, il migliore del Bagheri. Ma sicuramente Taormina, oggi ha fatto 2 o 3 cose incredibili per la sua inesperienza, diciamo. Taormina quindi per Megna, che oggi compie 18 anni, quindi sta bagnando bene il compleanno. Quindi anche un punto per Taormina, vediamo adesso di... Aggiorniamo ancora i punteggi con gli altri colleghi, alla fine parleremo naturalmente anche con Elio Moretto. Per me la palma del migliore va a Varriale, quindi il mio voto per Varriale, e a questo punto Varriale sarebbe in testa con 8 punti, in seconda posizione ci sarebbe Di Bartolo a 7, che verrebbe raggiunto da Tarantino pure a 7 punti, mentre Taormina ne ha 5, ma dobbiamo assegnare ancora i punti di Elio Moretto e vediamo di qualche altro collega qui presente in tribuna stampa. Lo Gerfo e furbescamente si volta il pallone avanti con la mano, non ci casca l'arbitro anche perché era stato segnalato il fallo dal guardaline che opera sotto le tribune.
Un occhio al cronometro, 39esimo minuto del secondo tempo, mancano 6 primi al termine della gara. Bagheria 3, Milazzo 0. Vediamo di abbozzare un commento di chiusura a questa partita. Cominciamo da Ruggeri. Non credo che ci siano molti commenti da fare per una partita che il Bagheria sta vincendo per 3-0 e che, anche se qualcosa dovesse cambiare, naturalmente non potrà mai essere sovvertito questo risultato, che al 39esimo vede così, di questo secondo tempo vede il Bagheria già così in vantaggio. Comunque un Bagheria che si conferma sicuramente grande fra le grandi e che non può trincerarsi più dietro un un sintomatico non siamo nati, insomma, per essere i primi della classe, fra virgolette. Totoiello farà bene ancora a cercare di mantenere i suoi umili più che può, ma naturalmente non può più nascondersi questo Bagheria, non può più nascondere quelle che sono le sue velleità, non può più nascondere quella che è la sua vera forza quest'anno. E la forza si chiama Taormina, si chiama Varriale, si chiama Totoiello, insomma si chiama un organico in grado di poter fare tanti gol, ma soprattutto di poter far divertire un pubblico che si era oramai disamorato a questo gioco e che invece sin da oggi è tornato numerosissimo qui a riempire, a stipare propriamente le tribune del comunale. Unica nota stonata, l'escursione per la seconda volta di Moschella? Purtroppo è una nota stonata e non è più una sola nota, ma già sono due note stonate, e quindi bene farebbe il tecnico bagherese e credo anche i dirigenti a fare una buona tiratina d'orecchie al Mimmo Moschella, perché non si può regalare senza rischiare tantissimo un giocatore del suo calibro in una partita così delicata al Milazzo. Bene, ringraziamo Ruggeri, allora chiediamo un commento di chiusura anche a Nino Ventini. Beh, mi sono divertito, era parecchi anni che non accadeva questo. Il Bagheria è stato sornione, cattivello, aggressivo ed ha avuto anche la concentrazione di colpire al momento giusto. Il Milazzo è sceso come il lupo, ma è stato veramente graffiato e ridotto a una squadra di grandi portatori di palla, ma concretamente non si è visto nessun tipo di gioco. La cosa più bella che mi è piaciuta è stato questo cross di Bonarrigo, che ci ha fatto tremare con quel colpo di testa di campo. L'unica cosa bella che hanno fatto, in effetti, hanno corso tanto, stanno correndo, sembra che dovrebbero spaccare il mondo, ma in sostanza, diciamo, non penso che questo gli darà, questa squadra potrà andare lontano in vetta alla classifica. E vedete l'ennesima parata di Taormina, il giovane portiere che oggi compie 18 anni e sta bagnando nel migliore dei modi questa sua prestazione. Se riuscirà a concludere anche fino al 90esimo la sua porta inviolata, porterà a 450 minuti la sua imbattibilità. Lo Gerfo, in aria Lo Gerfo, il tiro, sbaglia per un soffio Lo Gerfo a colpo sicuro, c'era Di Bartolo solo, e sicuramente grande Bagheria con le reti messe a segno da Tarantino, la tripletta messa a segno da Tarantino, e il Bagheria si appresta quindi a concludere anche questa sesta giornata del campionato nazionale dilettanti con una vittoria squillante, roboante, di grosse proporzioni, un 3-0 contro il Milazzo, che era venuto qui a Bagheria con il piglio della squadra conquistadores e che invece è dovuta ritornare a casa con le pive nel sacco. Allora, il migliore per Elio che è stato? È il portiere Taormina. Quindi un altro punto per Taormina, che a questo punto sale anche lui nella classifica del trofeo La Rosa a 6 punti in terza posizione dietro Varriale e Tarantino. 2 minuti scarsi al termine della gara, 3-0 il risultato per i nerazzurri di casa. Costantino, Albarella, Cino Lauro indietro, tranquillo per Taormina. Se la sorride Taormina, addirittura rinvia il pallone. Ricordo che domenica prossima il Bagheria dovrà giocare contro la San Cataldese, quindi una partita
che potrebbe essere certamente alla portata dei giocatori nerazzurri. Quando parlo di portata intendo dire di cogliere il punteggio pieno anche in questa occasione, mentre la Juve Terranova giocherà contro la Gioiese in trasferta. Si attende soltanto il fischio dell'arbitro, 30 secondi soltanto al termine della gara. Vediamo di cogliere al volo qualche altro parere dei colleghi. Martino, il tuo punto a chi va per il trofeo La Rosa? Ma io voterei per Ravalli, perché ha fatto un primo tempo davvero eccezionale. Quindi anche un punto per Ravalli. Ormai la partita, ripeto, è finita. Concludiamo nuovamente con Gaetano Sconzo. Intanto un commento finale, e se c'è per te il migliore del Bagheria, se possiamo individuarlo. Il migliore in che senso? In senso assoluto. Ah, un migliore è difficile sceglierlo, perché è una prestazione di squadra molto gladiatoria. Presumo comunque che Giovanni Aiello sia leggermente su un gradino superiore agli altri, però gli altri meritano tutti la lode per come hanno giocato. Bene, ringraziamo allora anche Gaetano Sconzo. Aggiorniamo la classifica del trofeo La Rosa dell'incisoria computerizzata, anche con il punteggio che è stato dato dai colleghi, da Martino e anche da Gaetano Sconzo. E adesso vi leggeremo la classifica aggiornata, ma del resto vi rinvio nuovamente al programma Stadio, in onda come al solito il venerdì su TV8 alle 20:45. Mai partita finita. Pallone nel centrocampo, quindi il punto, ma c'è ancora il Bagheria in avanti con Varriale. Intanto vi dico la classifica aggiornata, quindi in testa c'è Varriale con 8 punti, finisce la gara in questo momento. Seconda posizione per Tarantino a 7 assieme a Di Bartolo, poi Taormina a 6. Gara quindi finita nel tripudio della gente. Il Bagheria guadagna altri 3 punti per la sua classifica e quindi si appresta a giocare la settimana prossima contro la San Cataldese. Vedete al centro del campo la squadra schierata a raccogliere l'applauso del pubblico, un pubblico veramente entusiasta che sta facendo una ovazione per i giocatori nerazzurri, che stanno facendo sognare veramente la loro tifoseria. Da Pino Grasso e dai colleghi di TV8 dell'Esterna 3, Mario Provino, Massimo Cinà, Alessandro Vella, Massimo Greco, vi ringraziamo per il cortese ascolto e vi diamo appuntamento alle prossime trasmissioni. Da Pino Grasso, la più cordiale buonasera.